Questa è la riflessione della 25esima domenica del tempo ordinario. La pagina del profeta Isaia inizia così: cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. E poi continua: l'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, ritorni al Signore che avrà misericordia. Ecco, cercate il Signore mentre si fa trovare. E molto spesso noi ci facciamo questo interrogativo: ma dove il Signore si fa trovare? Io non sono un santo, non sono un mistico, non sono una persona privilegiata. Mentre anche da me, eppur sono così limitato e pieno di errori, il Signore si lascia trovare, il Signore si fa vicino. Allora chiediamoci nuovamente: dove il Signore si fa trovare? Il Signore si fa trovare dentro le circostanze concrete della vita, nelle circostanze ordinarie, quelle che penseremmo essere di così poco conto che è impossibile che hanno a che fare con il Signore. Questo è possibile perché noi abbiamo una legge fondamentale nella nostra fede, che è la legge dell'incarnazione. Cosa vuol dire incarnazione? Vuol dire che il Figlio di Dio ha preso la nostra carne. E quando diciamo ha preso la nostra carne, non significa solamente che ha preso il nostro corpo, ma ha preso le nostre circostanze, ha vissuto come noi, ha incontrato come noi, ha abbracciato come noi. E allora dovete immaginare immediatamente che è proprio dentro queste circostanze della vita che il Signore ci accoglie. Certo, il testo continua, attenzione però, le circostanze dobbiamo leggerle non con i nostri pensieri, non con i nostri schemi, non con i nostri obiettivi, ma come dice esattamente ancora il profeta: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Quindi occorre una disponibilità di fondo che il Vangelo continuamente ci richiama. E allora il Signore chiama a ore diverse, dice il Vangelo, e a tutti, se ci stanno, se consegnano la loro libertà, li tratta tutti allo stesso modo, sia che siano chiamati alla prima ora, sia che siano chiamati all'ultima ora, perché il Signore guarda la disponibilità del cuore e non quando noi abbiamo detto di sì, perché si può dire di sì e poi fare di no. E allora il Signore ha questo metro: io chiamo tutti a ore diverse, in circostanze diverse, e a tutti do quella grazia, quel dono che ciascuno di noi vorrebbe possedere.